Siamo ad Altavilla Silentina con il presidente dell'associazione Altavilla Viva Piero Lettieri. Quest'anno l'associazione collabora insieme alla nuova Proloco per organizzare la manifestazione che ha la sua prima edizione Strettule di Natale. Come nasce l'iniziativa di questa collaborazione? Allora, la collaborazione nasce da un protocollo d'intesa appunto fatto dalle due associazioni insieme all'ente comune. E nasce dall'esperienza dell'anno scorso per quanto riguarda le due manifestazioni che avevamo fatto già nel periodo natalizio, sia Intramenia che la festa del cinghiale. Siamo arrivati a un punto di incontro e abbiamo deciso di fare, invece di fare solo le due manifestazioni, di prolungare con altri weekend del mese di dicembre. Appunto, è una festa che impegnerà tutti i weekend di dicembre. Sì, si inizia l'8 di dicembre con il giorno dell'Immacolata e si conclude con il 6 gennaio con la festa dell'Epifania. Ogni weekend avrà la sua parte gastronomica e la sua parte culturale. Ma una manifestazione che vede protagonista il centro storico di Altavilla Silentina. Sì, è ovviamente una manifestazione proprio fatta apposta per il nostro centro storico, per far conoscere il nostro centro storico, appunto Strettule di Natale, significa i nostri vicoli addobbati a festa per festeggiare il Natale. Ci sarà anche un avvenimento importante per la cittadinanza. Sì, la notte di Natale, il 24, sarà riaperta, come tutti sanno, la chiesa di San Biagio, un appuntamento che il nostro popolo aspetta da tanti anni e le nostre associazioni per l'evento hanno organizzato il presepe vivente itinerante, sempre nel nostro centro storico, curato da Giovanna Baione, e dalla nostra associazione Altavilla Viva. Quali sono gli appuntamenti gastronomici importanti da ricordare? A parte l'olio d'oliva, il 15 e il 16, ci sarà anche il 22 e 23, ci sarà la festa del baccalà. Anche se sembra strano, è un prodotto tipico natalizio altavillese, anche se siamo un paese di collina. Poi ci sarà la festa del cinghiale e a finire ci sarà il 5 e il 6, la festa della sfironzola. Importante anche l'appuntamento con i presepi di Altavilla Silentina. Sì, si è iniziato il discorso all'epoca con l'atmosfera natalizia negli anni 90, poi si è proseguito con Intramenia, con la nostra associazione Altavilla Viva e quest'anno proprio perciò abbiamo deciso, anche questo è un motivo della nostra collaborazione, di unire la parte gastronomica anche alla parte culturale. Il 15 e 16 inizierà il concorso per quanto riguarda Presepiamo il centro storico. Sì, è un concorso che va da tanti anni già nella nostra manifestazione, quindi è un motivo in più anche per orgoglio e per visitare a tutti voi i nostri presepi fatti dal nostro popolo. E poi ci sarà anche la parte musicale della manifestazione con i vari weekend che si svolgono sempre con il 15 e 16 per quanto riguarda musica jazz, blues e street band, artisti di strada a livello musicale. Il 22 e il 23 ci sarà Intramenia con il festival degli artisti di strada. 28 e 29 sarà dedicata un po' alla musica etnica campana, soprattutto la parte sia cilentana che vesuviana. E poi il 5 e il 6 sarà ripetuto il presepe vivente con l'arrivo dei Magi a cavallo. Oltre il concorso presepiale, cosa potremmo vedere lungo le strettule di Altavilla Silentina? Il nostro centro storico sarà animato da mercatino di antiquariato e tante mostre di pittura, come tanti artisti e artigiani che stanno nel nostro territorio. Quindi sarà veramente una passeggiata ad hoc per voi visitatori. Non ci resta quindi che dare l'appuntamento a tutti coloro che vorranno venire a visitare i presepi e a degustare i prodotti altavillesi. Quando e dove? Allora, vi do appuntamento con Strettule di Natale, prima edizione nel nostro centro storico di Altavilla Silentina, dall'8 dicembre al 17 gennaio, che sarà la serata conclusiva della nostra manifestazione, con i fuochi di Sant'Antuono.
Magdalena, 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 Magdalena,